Avventure di Masha. La partenza di Dasha. Passami il vestitina. Dai, prendimi. Hai visto, Anna? La casetta si disegna così. Sì, ora capito. Ragazze, scendete un attimo. Che c'è? Beh, ecco, volevamo dirvi che oggi pomeriggio, dopo pranzo, io e Dasha prenderemo il treno e torneremo a casa. Oh no! No, mamma, non voglio partire. Proprio ora che mi stavo divertendo. Mi dispiace, Dasha, ma lo sapevamo già dall'inizio che questo momento sarebbe arrivato. Uffa! Io non voglio partire. Dasha, resta con noi. Quanto vorrei fermare il tempo per ritardare la mia partenza. Ehi, ma questa è un'idea geniale! Cosa vuoi dire, Masha? Fidatevi di me. Ecco qui, anche questa è sistemata. Allora, hai fatto tutto? Sì, ho tirato indietro l'ora di ogni orologio e anche dei cellulari. Molto bene. Ehi, Caterina, a che ora è il vostro treno? Alle 14. Beh, allora abbiamo ancora un po' di tempo. Quasi quasi preparo un buon tè. Ciao mamma, vuoi anche tu un po' di tè? Ma Caterina, che ci fai ancora qui? Sono le 2 passate. Ma no mamma, ti sbagli. L'orologio indica l'1. Ma no, vi dico che sono le 2. Beh, ma anche il mio cellulare indica l'1. Beh, se non mi credete, provate ad accendere la TV e vedrete. Certamente, accendiamo subito. Oh no, abbiamo perso il treno! Comunque non riesco a capire come possa essere successa una cosa del genere. Io un'idea ce l'ho. Ma ragazzi, cosa vi è saltato in mente? Cambiare l'ora a tutti gli orologi della casa! Così ci avete fatto perdere il treno! Beh, l'idea era quella. Beh, partiremo con il treno di domani. È stata questa grande idea. Abbiamo spostato la partenza solo di un giorno. Già, quanto vorrei essere invisibile e restare qui con voi per sempre. Ehi, non dirmi che ti è venuta un'altra idea geniale. Dasha, su, dobbiamo partire. Dai, andiamo. Dasha, Dasha, dove sei? Masha, per caso hai visto tua cugina? Sì. E dov'è? Non ve lo diremo mai. Cosa? L'abbiamo rapita e nascosta in un posto segreto. Ma cosa state dicendo? Sì, così starà con noi per sempre. Io vado a cercarla. Dasha! Dasha! Dasha, dove sei? Dasha! Tanto non la troverete mai. Ah! Via, Pulsone, via! Oh, hai sentito anche tu? Sì, proveniva dalla casetta sull'albero. Oh no, biscotto. Ma non dovevi controllarlo tu? Dai, andiamo a vedere. No, ferme! Dasha! Ehi, questo cagnolino in fondo non è poi così male. Masha, lo so che è difficile dire addio, ma Dasha verrà ancora a trovarci. Sì, e vi prometto che verremo molto più spesso. Anzi, la prossima volta potreste venire voi da noi. Sì, così vi mostrerò la mia cameretta e i miei giochi. Ok. Tieni, questo è per te. Ma questo è il nostro peluche preferito. Sì, ma così sarà come noi se fossimo sempre con te. Oh, grazie, cuginette, vi voglio bene. Ciao! Addio, ciao! Anna, Masha, venite subito a pulire il vostro luogo del rapimento. Avete fatto un vero e proprio accampamento qui. Uffa! Com'è difficile la vita dei fuorilegge!